Scopri subito come creare la grafica personalizzata per i tuoi packaging con InDesign. Dopo aver scaricato il tracciato fustella Packly, ti basta aprire InDesign e creare un nuovo documento impostando il formato pagina che preferisci. Importa il tracciato fustella tramite il menu File, Inserisci. Nella finestra di inserimento, seleziona il file da importare ricordandoti di attivare l'opzione Mostra opzioni di importazione. Nella finestra relativa alle opzioni di importazione, definisci l'intervallo pagina da importare, nel nostro caso 1:1, e l'area di ritaglio del tracciato fustella. Ritaglia in base a supporto. Prosegui inserendo il tracciato all'interno dell'area di lavoro, preferibilmente nell'angolo in alto a sinistra del foglio. Ora devi adattare le dimensioni del formato pagina a quelle del tracciato fustella. Seleziona il tracciato con il mouse e copia i valori di larghezza e altezza visualizzati nel pannello controllo posto al di sopra del foglio di lavoro. E poi, tramite lo strumento formato pagina, incolla i valori appena copiati all'interno dei rispettivi campi relativi alle dimensioni della pagina. Una volta riadattato il formato, blocca il livello contenente il tracciato fustella, che non dovrà mai essere modificato. Crea un nuovo livello per la grafica e spostalo al di sotto del livello del tracciato. Inizia a creare la tua grafica sul nuovo livello tramite gli strumenti contenuti nella barra posta a sinistra dell'area di lavoro. Ad esempio, se vuoi creare uno sfondo uniforme, seleziona lo strumento rettangolo e crea un rettangolo che ricopra l'intero foglio di lavoro. Personalizza il suo riempimento impostando le percentuali CMYK che desideri. Dopo aver creato lo sfondo, puoi aggiungere altri elementi grafici e testuali utilizzando gli strumenti o importando le immagini direttamente dal tuo computer. A grafica ultimata, salva il PDF di stampa utilizzando il menu File, Esporta, Salva come, Adobe PDF Stampa. Nel menu Esporta, seleziona Output, criterio inclusione profilo, non includere i profili. Cliccando su Esporta, il tuo lavoro sarà pronto per entrare in stampa.